Inizia da questa settimana il nuovo oroscopo e va dal 21 al 27 dicembre, sempre su www.spettacolandotv.it e poi lo potete trovare ovviamente da lunedì alla domenica in replica su Teletibur, canale 89, 119, 622 del digitale terrestre e poi ovviamente in streaming su www.teletibur.it. Prima di iniziare, qui in casa sta circolando un moscone, non so da dove sia entrato, e la mia gatta sta cercando di prenderlo. Quindi se vedete qualche cosa di strano che questa passa così, è divertente. Non possiamo aspettare ovviamente tanto, dobbiamo fare questo oroscopo, quindi, e la gatta sta qui, infatti in aspettativa. Vabbè, cominciamo subito, è carina questa cosa, gatta natalizia, moscone, notizie in arrivo, speriamo siano buone. Oroscopando dal 21 al 27 dicembre, cominciamo con il segno dell'Ariete, con il segno di fuoco. Siete fragili, non avete la forza e determinazione di cambiare il vostro destino in questo momento. Questo lato che voi tenete in ombra per non impietosire gli altri, questa volta potrà venire fuori alla grande e allarmare chi vi ama. Ma la vostra metà sarà pronta in questa settimana a darvi il conforto e l'affetto di cui avete bisogno. Cercate quindi di pensare positivo e non abbiate paura di essere deboli. Anche la debolezza è un atto di forza. 3S. Toro, segno di terra, siete dubbiosi, non sarete decisi nei vostri intenti. Cambierete spesso idea sulle persone che vi stanno accanto e anche sulle faccende professionali. Sarete spesso nell'incertezza se fare una cosa o l'altra. Il vostro atteggiamento mutevole non farà certo piacere a chi vi conosce bene e vi potrà nuocere in certi frangenti. Dovete avere pazienza in questa settimana. 3S, si sente un gridolino, è il gatto che sta cercando di prendere il moscone. Ahimè, anche questa è una realtà, succede di tutto. Gemelli, segno d'aria, sarete intenzionati a divertirvi perché questa è una settimana dove volete essere al top con amici e anche con la dolce metà. Avrete una schiera di persone che vi ameranno e che saranno contenti di avervi anche solo per qualche ora. Tutto bene in amore, quindi, mentre il lavoro lo lascerete un po' in disparte per questa parte scanzonata che ha bisogno di uscire fuori alla grande. 5S. Cancro, segno d'acqua, siete sottotono e la colpa è dell'amore che non va come dovrebbe. Con la vostra metà non c'è dialogo in questi giorni, ogni cosa è buona per discutere. È meglio rimanere in silenzio e aspettare tempi migliori quando il vostro umore riprenderà quota e positività nei confronti della vita. 3S. Leone, segno di fuoco, siete ambiziosi e questa settimana volete concludere qualcosa che vi risollevi il morale e le finanze. Avanti tutta perché avete bisogno di credere in voi stessi e anche negli altri, soprattutto se questi altri fanno il vostro gioco e hanno le stesse medesime ambizioni. In amore andrà alla grande, c'è anche chi vi ama in silenzio e vi guarda con ammirazione. 5S. Vergine, segno di terra, dovete fare piccoli passi e non pensare in grande nella professione. Gli ostacoli sono all'ordine del giorno e non potete sperare che tutto si risolva in un batter baleno. Le soluzioni arriveranno, ma dovete avere pazienza anche in amore, dove c'è un partner agguerrito che reclama i suoi diritti. Ma voi ovviamente in questo momento fate orecchie da mercante. 3S. Bilancia, segno d'aria, il weekend va a gonfie vele, sarete pronti a vivere momenti indimenticabili con il partner. Addio all'ansia in questo momento, perché attraverso il sesso avrete la possibilità di dimenticare qualsiasi problema abbiate sul lavoro. Sentimentali e pronti ad agguantare la preda in questi giorni, carichi di erotismo. 4S. Scorpione, segno d'acqua, dovete dedicarvi a voi stessi, ne avete bisogno. Il relax è all'ordine del giorno. Avete troppo penato sia nelle faccende di cuore sia in quelle professionali. Ora dovete posizionarvi sul vostro ego, pensare a stare meglio e a ritornare più forti di prima e ci riuscirete solo se vi isolate ovviamente a dovere. 3S. Sagittario, segno di fuoco, dovete organizzarvi nel lavoro, siete in un momento di grande confusione mentale e l'unica cosa da fare è mettersi in riga e fare il proprio dovere. Dovete però cercare di dare spazio al partner, siete stati troppo assenti per le vostre pature
notturne e masturbazioni mentali. Ora è il momento di donarvi e di essere più prodigo sessualmente e mentalmente. 4S. Capricorno, segno di terra, avrete dei buoni risultati in questa settimana. Sarete pronti a centrare l'obiettivo professionale e a fare dei progetti remunerativi. In amore dovete dare di più per rendere felice il partner che non ne può più dei vostri rimbrotti e a sproposito. Siate meno egoisti con chi amate, datevi senza ritegno anche sessualmente. 4S. Acquario, segno d'aria, sarete portati allo shopping e avete bisogno di cambiamenti e questo vi sembra il momento giusto per spendere. Sarete orientati per gli acquisti tecnologici senza badare a spese. In amore farete un regalo adeguato a chi amate e non quello che piace a voi. Sarete ricompensati a dovere se scegliete con amore, ovviamente. 4S. Pesci, segno d'acqua, siete troppo ambigui con il vostro amore. Tendete a nascondere per paura di essere ripreso o ripresa. Attenti, perché il vostro partner potrebbe accorgersi di essere preso in giro e farvi una bella sfuriata che vi farebbe uscire fuori di casa in un batter baleno. Dite la verità senza avere timore delle conseguenze. 3S. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 21 al 27 dicembre. Ripeto che lo trovate da questa mattina su www.spettacolandotv.it e da questa sera è replica fino a domenica alle ore 23.30 su Teletibur, canale 89 119 622 del Digitale Terrestre e anche in streaming su www.teletibur.it. Mi raccomando di seguirmi ogni lunedì alle 7.25, ogni lunedì 7.25 su Radio Cusano Campus per il gioco delle coppie. Mi raccomando, seguite le previsioni, soprattutto seguite le previsioni anche su Spettacolando TV, ma ovviamente seguite anche con chi andrete d'accordo questa settimana, quindi Radio Cusano Campus 8900 tutti i lunedì alle 7.25. Inoltre volevo ricordarvi di non passare a guardare l'oroscopo senza mettere un mi piace attraverso appunto l'iconcina che è campanella, ed è importante sapere quante persone ho che mi gradiscono il mio oroscopo e soprattutto non solo follower ma anche fan sfegatati. Ciao da Paola Aspri.